Gianni Colacione per Libri TV, 10 gennaio 2015. Siamo questa sera a casa di Mauro Mellini. Mauro Mellini è un avvocato, un politico, è stato parlamentare del Partito Radicale, è stato anche fondatore, tra i fondatori del Partito Radicale. E, gentilmente ci ha concesso la possibilità di intervistarlo e parleremo con lui, diciamo, prendendo uno spunto da un ultimo articolo che compare sul blog Giustizia Giusta, che lui cura insieme ad Alessio Di Carlo, Andrea Granata. Mi sembra giusto citare e ringraziare per questo contatto, per questo fatto un po' da tramite per questa intervista. E partiamo prendendo un pochino come spunto, come canovaccio, questo articolo che si intitola Bidone a Palermo, strage di Parigi. C'è un interessante parallelo che Mauro Mellini fa tra il processo a Palermo, trattativa e un po' l'emergenzialismo in seguito, ovviamente lo spunto è i tragici fatti che sono accaduti nella redazione di Charlie Hebdo a Parigi il 7 gennaio scorso, una strage vera e propria. E quindi questo parallelo tra il processo trattativa a Palermo, l'emergenzialismo un pochino di questa antimafia e l'emergenzialismo determinato, meglio rappresentato dall'attenzione per questo integralismo islamico, questa guerra un po' globale. Ecco, ne parliamo con Mauro, sentiamo che cosa ci dice. Beh, io direi che il parallelo non è tra il processo, questo sciagurato processo cosiddetto per la trattativa, di cui non si capisce bene quale sia l'imputazione, di Palermo, espressione di un oltranzismo antimafia che oramai sta pesando gravemente non soltanto sulla giustizia italiana, ma sulla vita italiana. E quindi non è fra il processo, ma fra la pubblicità che è stata data a un ipotetico attentato che la mafia avrebbe fatto a Di Matteo, avrebbe dovuto fare a Di Matteo perché particolarmente allarmata per questo processo relativo a fatti di 20 anni fa. Ora, questo è una di quelle cose ridicole che la mafia debba allarmarsi per cose di 20 anni fa e che Totò Riina dal carcere abbia fatto, e io non è una battuta di spirito mia, ma a un certo punto venne fuori che avevano trovato un pizzino di Totò Riina scritto in caratteri fenici. Ora dico, quando si perde il senso dell'umorismo fino a questo punto, invocando praticamente l'attentato, perché gli attentati legittimano poi coloro che ne sono vittime, dandogli un'aureola di eroismo, soprattutto quando vittime poi fortunatamente non sono, e soprattutto quando gli attentati sono soltanto nella fantasia. C'è questa storia dell'esplosivo dentro un bidone che sarebbe arrivato a Palermo per fare l'attentato a Di Matteo, e senza nessun allarme per la parola bidone, che ha un preciso significato. Bidone che si è trovato, ma non si è trovato l'esplosivo, e centinaia di poliziotti, di carabinieri e di appartenenti alle forze dell'ordine che sono alla caccia dell'esplosivo che doveva stare dentro il bidone per fare l'attentato della mafia contro Di Matteo per paura del processo Stato Mafia. Questa è una di quelle baggianate che degradano la credibilità non solo della giustizia, ma del nostro paese. E la cosa si vede nel momento in cui, a fronte di attentati ipotetici che si riducono al bidone, e che sono un bidone, e viceversa, intervengono attentati veri,
in paesi a noi vicini, ma che rappresentano una scelta strategica di un luogo, per fortuna oggi diverso dall'Italia, ma che non so fino a quando possiamo contare sul fatto che non sarà mutato l'indirizzo di questi attentati. E non ci dimentichiamo che avremo tra poco un ruolo particolare in tutto il mondo, con l'esposizione di Milano, che è espressione della civiltà, del mondo contro il quale questi terroristi si scatenano. E questo mondo avrà il suo centro a Milano nell'esposizione. E non vorrei che divenissimo campo noi di queste attacchi, e quindi si fa benissimo a prendere le misure contro possibili attentati della mafia, ma quelli seri, non contro i bidoni, ecco. E soprattutto evitando di dare con questo aureole di santità a chi fa delle operazioni giudiziarie a dir poco piuttosto poco prudenti, diciamo così. Ma adesso, a parte questo, c'è la considerazione che noi siamo oltretutto in prima linea rispetto alla ingresso in Italia di persone provenienti da un mondo nel quale queste forme di violenza, queste organizzazioni terroristiche, la quotidianità della guerra in atto nel Medio Oriente, sono tutte cose con le quali dobbiamo fare i conti, e finora i conti da parte nostra sono stati sbagliati, addirittura abbiamo presentato in ridicolo in certe questioni. Se pensiamo che il famoso califfato, l'attuale ondata di criminalità, di tagliatori di teste, di gole, eccetera, è rappresentata dalle fazioni che sono arrivate al potere aiutate dagli occidentali contro i governi. Pensiamo a quello che è successo in Siria, quello che è successo in Libia. In Libia poi, con una politica estera italiana, grazie al ministro Frattini, che aveva la giusta preoccupazione di far carriera e di diventare segretario della NATO, ma che non mi pare che abbia fatto, se la sia guadagnata facendo bene il ministro degli esteri italiano, l'atteggiamento rispetto alla sciagurata operazione inglese e francese contro la Libia, italiano è stato, che poi era un'operazione anche contro l'Italia che aveva i rapporti preferenziali con la Libia, è stata una delle manifestazioni di una politica estera miserabile e priva di una qualsiasi razionalità. E oggi ci troviamo da soli a fare l'operazione Mare Nostrum, ma c'è chi dice che non è vero che l'Europa ci nega la sua collaborazione, ma che l'Italia, in Italia ci siano delle organizzazioni caritatevoli, le quali non vogliono avere a che fare con stati stranieri e preferiscono fare affari, perché oggi purtroppo c'è questo fatto, questo dato triste dell'emigrazione, nel quale sicuramente c'è la tragedia di tanta gente
che rischia la vita, che muore in mare, però insomma ci sono gli affari fatti dall'accoglienza. L'accoglienza è una parola molto bella. Infatti, se mi consenti, volevo interromperti un attimo proprio perché volevo sottolineare questo tuo concetto in questo, leggendo qualche riga di questo tuo articolo. E tu dici, in nome di un'accoglienza molto francescana, tra virgolette ovviamente, ma anche molto affaristica, è in Sicilia uno dei più grossi affari dell'antimafia, si rinuncia del tutto anche a forme elementari di controllo di un'immigrazione che consente di rovesciare nel nostro paese in pochissimo tempo, anziché profughi disperati, autentici eserciti di terroristi tagliagole. Certo, io non è che dico che quelli che vengono ripescati in mare sono terroristi, dico che i terroristi vengono ripescati in mare, ma il giorno che invece che dei poveracci che scappano da paesi nei quali i terroristi, i non terroristi, le loro beghe interne, le tragedie degli scontri di fazioni nei loro paesi li ha ridotti a dover scappare non soltanto dalla fame ma addirittura dalla minaccia alla loro vita, invece di questi ci arrivano i terroristi, noi grazie a una questione diciamo così di chiacchiere, no? Per fare il discorso dell'accoglienza che non deve essere no al reato di clandestinità, però ci siamo privati della possibilità di una doverosa, un doveroso vaglio, il quale vaglio è nell'interesse degli stessi rifugiati. I rifugiati veri hanno diritto a essere vagliati, no? E con un sistema attuale chi viene viene, no? E chi fa affari fa affari. Ci sono alberghi a un certo livello in Sicilia che oggi sono diventati i centri di queste operazioni in cui bisogna essere antimafiosi. Guarda, in questo momento proprio la riga successiva nel tuo articolo va a proprio a parlare, tornare a parlare di mafia e dice, si parla di guerra alla mafia, anzi, chi si rifiuta di parlare così di questi fenomeni criminali, fortunatamente in declino, è considerato un concorrente esterno, sì, o almeno un favoreggiatore. C'è questa abuso della parola antimafiosa, c'è l'abuso che si traduce in una forma di diciamo minaccia nei confronti di chiunque parli. Un grande giurista italiano, il giorno che si è presentato senza successo alle elezioni in Sicilia, parlo di Fiandaca, che è uno dei più grandi, è stato bollato da quello strano personaggio che è l'attuale presidente della regione siciliana, Crocetta, dicendo che è un negazionista. È un negazionista perché nega l'esistenza delle trattative Stato-mafia, che è tutta una sciagurata questione sulla quale dovremmo fare un discorso molto più a lungo, molto più approfondito. E io è un discorso che non faccio da adesso, ma noi abbiamo in Italia un partito di magistrati, io ne parlo da anni, ho scritto un libro, ma soprattutto ne vado predicando un po' al vento, come in maniera donchisciottesca, contro il partito dei magistrati, ma a Palermo abbiamo una scheggia impazzita e una delle cose è quella di questa trattativa che qui interviene, perché in quell'articolo io ho ricordato
che quando l'Italia fece un accordo, secondo me sciagurato, con i terroristi palestinesi, sciagurato perché con dei terroristi, e che poi era un accordo in cui si diceva andate a fare gli attentati altrove, poi li fecero sulla nave italiana, ci fu il caso dell'Achille Lauro, del cittadino americano ebreo ucciso da questa gente, Sigonella e compagnia bella, nessuno volle andare a vedere, ma insomma era stato fatto un accordo, quello sì, altro che trattative Stato-mafia. Il cosiddetto Lodo Moro. Sì, Moro aveva fatto questo accordo, considerato un atto doveroso di politica estera, secondo me sciagurato, non per questo avrebbero dovuto fare un processo, perché non era competenza della magistratura fare un processo, ma sicuramente questo sta a ricordare che le radici dell'attuale deficienza della politica estera italiana sono antiche. Gli equivoci di cui è fatta la nostra storia, purtroppo, non soltanto negli ultimi anni, in termini di politica estera si sono accumulati e poi si arriva al momento che i nodi arrivano al pettine. Ecco, temo che noi andiamo incontro a un momento in cui c'è il pettine e purtroppo i nodi ci sono. Beh, diciamo che in questi ultimi anni certi assetti, la Nord Africa, ma insomma poi si è abbastanza allargata la questione, assetti che erano pluridecennali si sono sconvolti, erano assetti un po' che erano stati anche controllati. Ma basta pensare che oggi nessuno ricorda che questa ondata, questa fase orrenda del terrorismo, le gole tagliate in televisione e cose di questo genere, e appartengono a una fazione che ha preso il sopravvento e sta prendendo il sopravvento grazie all'aiuto dato dai paesi occidentali, tra i quali anche l'Italia, insomma in Siria è stato gabellato per le forze della libertà. In Siria, quelle contro, certamente, il governo tirannico dell'Assad, eccetera, ma erano contro il governo tirannico dell'Assad, ma erano degli assassini, e lo stanno dimostrando adesso. E poi vengono dalla Siria, vengono a farlo qua, allora, allora Alfano poteva fare, giustamente, ma insomma, fare un gesto di solidarietà alla Francia, andando a marciare con i leader europei, ma insomma... Sì, parliamo di una marcia che ci sarà, se non sbaglio, appunto domani, in solidarietà per questo evento che è successo appunto il 7 nella redazione di Charlie Hebdo, di questa strage che sia... Di una gravità particolare. Infatti, parliamone un pochino, in questo mondo che in qualche modo si sta globalizzando, tra virgolette, che poi è anche un modo di dire, perché io penso che poi la globalizzazione sia dall'inizio della civiltà umana che esista e che pian piano progredisca, ma comunque per quanto riguarda la comunicazione, la libertà di espressione, in questo terzo millennio, secondo te la comunicazione ha dei limiti? Ecco, perché ci sta anche un po' di questo tipo di dibattito che dopo chiaramente l'appoggio incondizionato e la solidarietà c'è, sì. Qualcuno comincia a dire che insomma... Sì, li hanno provocati perché gli vanno a fare le vignette su Maometto. Ora, insomma, noi viviamo in un paese, in paesi, in un mondo in cui anche le nostre religioni possono essere oggetto di critica e di prese di posizione delle quali si può discutere dell'opportunità o non opportunità, ma nessuno oggi vuole mandare nessuno sul rogo per essere blasfemo in quanto ha fatto la vignetta che riguarda magari Gesù Cristo, insomma, a cui io sono del parere che si devono evitare perché si devono rispettare le convenzioni religiose di tutti, di chi ce l'ha e anche da parte di chi non le ha le convenzioni religiose. Però, insomma, questa è una cosa,
tagliare la gola a quelli che sono un'altra religione, un'altra. Purtroppo la storia di tutte le religioni è una storia di persecuzioni. C'è stato un periodo in cui i musulmani erano più tolleranti dei cristiani, no? In Turchia le comunità cristiane sono sopravvissute. La chiesa di Costantinopoli, c'era il sultano che era anche il califfo e c'era l'arcivescovo di Costantinopoli, c'era in Grecia la chiesa ortodossa, quella cattolica, Gerusalemme con i cattolici, gli ortodossi, eccetera. Il mondo musulmano era più tollerante di quello cristiano. Carlo Magno è il personaggio che si dice sgozzare un intero popolo germanico perché si era convertito e poi aveva ripudiato la conversione al cristianesimo. Insomma. E quindi la storia è piena di queste forme di bestemmia Inquisizione. contro tutto il concetto stesso di religione. Abusando del concetto di religione si è arrivata alle forme peggiori di violenza. Nelle fasi diverse, non so se ci siano religioni che siano libere da questi pregiudizi, non so se i confuciani, non lo so, le cose orientali, ma la maggior parte dei casi le religioni hanno sempre dei momenti di orribile intolleranza, che è poi l'antitesi della spiritualità. Ma è certo che noi abbiamo conquistato, in nome non di una religione, ma di una civiltà al di fuori anche delle stesse religioni, con la civiltà laica, l'illuminismo, la rivoluzione francese, la libertà di religione. Tutte cose che ci appartengono e sono parte delle quali non possiamo fare a meno. Il giorno che si dicesse le vittime dell'ultimo attentato se la sono andata a cercare perché non erano abbastanza rispettosi, noi avremmo commesso un delitto contro noi stessi, contro la nostra civiltà, che è civiltà di libertà, perché noi. L'Occidente non è forte perché le bombe atomiche e perché la forza militare, ma perché rappresenta, e certo con tutti i limiti e le contraddizioni che purtroppo ci sono sempre, ma il significato della nostra civiltà è questo, della libertà di varie cose, tra cui la libertà di religione. Certo, è meglio che questa libertà sia esercitata con rispetto di tutti, ma poi insomma deve essere anche tenuto presente che delle forme che possono essere offensive per determinate sensibilità religiose non si può limitare a questo e soprattutto non si può ammettere che si scateni una violenza bestiale come quella che è stata esercitata e l'intolleranza. Il giorno che questi signori andassero a mettere una bomba a San Petronio, dove c'è l'affresco che dileggia Maometto, indicandolo come lo indicava Dante Alighieri, il profeta falso e bugiardo, insomma, dico, sarebbe, non è perché noi difendiamo Dante Alighieri contro Maometto, perché ovviamente non è questo, ma difendiamo una civiltà in cui, anche se maturati allora in un ambiente di intolleranza cristiana, certe prese di posizione, noi dobbiamo difendere il fatto che oggi noi dobbiamo essere vigili e a difendere questa libertà che è di tutti, che deve essere dei musulmani, con i quali il problema è delicato perché, certo, l'Iyad, la guerra santa, ci sono dei musulmani, care persone,
vivono tra di noi, lavorano qui, sono benemeriti del lavoro e della società italiana, però con questo non possiamo dire che dobbiamo chiudere gli occhi. In realtà c'è una guerra aperta ormai. Probabilmente questo millennio vedrà come dato centrale arrivare a forme anche molto ma molto più gravi la violenza di certe parti del mondo contro altre in nome di queste cose. Ecco, in nome di queste cose, Mauro, io volevo chiederti, secondo te è uno scontro effettivamente di religioni o è uno scontro politico, cioè di poteri? Ma è uno scontro di, come sempre, non possiamo negare che la radice della guerra santa sta nella tradizione politico-religiosa musulmana. E non possiamo negare che la prima esplosione, diciamo così, dell'islamismo fu rappresentata dalla conquista, no? Clamorosa, improvvisa, conquistarono l'Africa, però è anche vero che allora il concetto era quello che la violenza e la mancanza di rispetto da parte islamica e cristiana della libertà di religione era essenzialmente legata alla violenza del potere, cioè si fa la guerra santa, si conquistano i popoli, si assoggettano i popoli cristiani, i cristiani pagheranno le tasse, non i musulmani, perché questo era il sistema, no? Della... Loro continuano a fare, zitti e buoni, e come andiamo noi? Questa era la mancanza di libertà religiosa della espansione islamica dei secoli, dei primi secoli dell'islamismo. Oggi l'aspetto è diverso, oggi è la minoranza religiosa che esplode in forma di terrorismo. E questa è la novità, no? Nel giro di pochi anni, di mezzo secolo, noi abbiamo assistito a questo dato di fatto. Queste minoranze religiose che con la dinamite, il mitra, cioè, imparando dai laici dei nostri paesi. Gli anarchici hanno fatto scuola anche agli islamici. Voglio dire che prendere atto di questo fatto, ma come dico, le responsabilità non sono, diciamo così, nelle priorità storiche del ricorso a certe forme di violenza. Il dato attuale è questo. Io sono molto preoccupato perché ho l'impressione che per una serie di sciagurate situazioni, per una indiscutibile mancanza di buon livello della nostra classe politica e dei nostri ministri degli esteri, abbiamo avuto ministri degli esteri, diciamo, a livello ridicolo, noi ci troveremo impreparati. Se, oltre che in Europa, che è parte della nostra vita, perché facciamo parte dell'Unione Europea e più che dell'Unione Europea facciamo parte di un Occidente e di una civiltà che dobbiamo difendere tutti, compresi noi italiani, certo, ma il giorno che queste cose avvenissero certamente a Milano invece che a Parigi, le cose sicuramente sarebbero più sanguinose, più gravi, più difficilmente tollerabili da parte nostra.
Quindi tu estendi questo giudizio negativo della politica estera italiana anche quando, insomma, D'Alema, Andreotti, indietro nel tempo? Ma Dio mio, allora erano meno rilevanti, allora c'era questo dato di fatto dell'Unione Sovietica e il mondo occidentale e tutto quanto era in quella condizione. Non ci dimentichiamo che l'attuale situazione africana, l'espansione dell'Islam in Africa è avvenuta nell'ambito di una situazione nella quale l'Europa guardava alle posizioni guadagnate o perdute rispetto all'Unione Sovietica, che a sua volta cercava di guadagnare situazioni e posizioni, Angola e compagnia bella, i guerriglieri castristi importati in Africa e cose di questo genere. Certo è che, insomma, io non ho mai avuto simpatie per la classe politica dell'era democristiana, ma insomma dobbiamo dire che soprattutto il fatto di politica estera qualche cosa di più serio di oggi c'era, insomma, un ministro come Frattini e come Lapo Pistelli che è vice ministro, però non so perché c'era Napolitano che voleva che diventasse ministro degli esteri, quello che voleva dare i marò agli indiani con l'accordo che non gli dessero più di 7 anni di galera da scontare in Italia, per cui poi ci riportiamo a casa in galera. Una cosa agghiacciante. O anche Emma Bonino, la cara Emma con la quale ai tempi in cui ho militato, oramai lontani, ho militato nel Partito Radicale, è stata vicina, ma insomma Emma che tira fuori, e dopo che Napolitano riceve questi due personaggi disgraziati, poveroni, diciamo chiaramente, comunque siano le cose, e riceve a Quirinale come due eroi, e dopo 20 giorni dice, beh, adesso vi andate là, perché Passera ha detto che sennò gli affari con l'India ne soffrono, e con il ministro della difesa che aveva il posto pronto per andare a fare consulente della società della Finmeccanica che produceva gli elicotteri per le tangenti indiane, insomma cose brutte, 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 che forse per quanto io, come dico, sia stato sempre un avversario politico dei Andreotti, avendo avuto anche i discreti ministri degli esteri, però in quell'epoca De Michelis fu un ottimo ministro degli esteri, non per niente è stato messo da parte e nessuno l'ha più riutilizzato, insomma. Questa è un po' la situazione. Senti Mauro, sempre guardando il tuo articolo, che appunto ripropone poi da una riga all'altra questa alternanza di tematiche, dici qualcosa un pochino su diciamo la tendenza di certi magistrati che si vantano, tu dici, di aver mantenuto la lotta al terrorismo nell'ambito giurisdizionale. Quindi un po' la giurisdizionalizzazione dell'emergenza. Allora io ti volevo fare una domanda specifica, siccome un po' da questa cosa, io penso, da questa giurisdizionalizzazione dell'emergenza provenga anche tramite le leggi speciali sul terrorismo, anche il 41 bis per la mafia. Ecco, tu sul 41 bis, tu sai, i radicali sono anche mobilitati contro il 41 bis a Provenzano, cosa ne pensi? No, i radicali sono mobilitati per molte cose con le quali io non ci darei un centesimo, assolutamente, quindi non parliamo delle cose che sono mobilitate oggi radicali, perché non fa parte del mio mondo, delle mie responsabilità. No, ne ci ho mancherebbe. Gravi responsabilità, perché forse
avrei dovuto capire molto prima che Pannella non aveva nessuna intenzione di fare un partito e di fare delle scelte propriamente politiche, che dovessero essere fatte delle misure per impedire che dal carcere dei personaggi di rilievo della mafia potessero continuare a svolgere la loro azione criminale, mandando minacce, estorsioni, direttive, tenendo in piedi la baracca delle loro organizzazioni criminali, è fuori discussione. Ma se andiamo a leggere le discussioni parlamentari sulle proroghe del 41 bis, noi sentiamo parlare di carcere duro. Che è carcere duro? È carcere duro o carcere impermeabile? Io sono del parere che bisogna fare il carcere impermeabile. Il carcere duro c'era nel diritto austriaco e compagnia bella. Il carcere duro? Da noi non c'è la condanna al carcere duro. E allora, questo che significa? Significa che non si può creare un regime carcerario particolarmente pesante, insopportabile, dicendo che deve servire per impedire che il Torino, Provenzano, chi che sia, continui a fare il capo della mafia stando in carcere invece che nel casolare di campagna, e invece cercare di ottenere il massimo della, diciamo, intollerabilità della pena, tale che costringa a pentirsi. C'è un fatto, io ho difeso una persona che è stata condannata all'ergastolo, sentenza definitiva, persona della cui innocenza io personalmente, certo, vale per me, per la mia coscienza, sono assolutamente convinto, il quale un giorno al carcere di, dopo che era stato giudicato, eccetera, di Cuneo, mi diceva: caro avvocato, qua sono venuti il protocollo farfalla, queste storie di cui si parla, hanno scoperto l'acqua calda, il protocollo farfalla, se ne è discusso in Parlamento dei servizi segreti che devono andare in giro per le carceri per i colloqui investigativi alla ricerca di pentiti, pentendi e compagnia bella. E poi ci sono venuti a tutti quelli che stavano qua, quello era la regione del 41 bis, poi sono riuscito a farglielo revocare. E dice: ma con tutti hanno parlato salvo che con me. Dice: perché sanno che io che me devo pentire. Dice: però, dice, guardi, io se potessi mi pentirei di quello che non ho fatto, perché questo è un regime insopportabile. Che faccio? Accuso delle persone, a parte che non le saprei, non sarei capace perché era fuori dal mio ambiente. Dico: questo è mafioso, ma l'altro è mafioso. Ho inteso dire che il Papa era mafioso, no, il Papa no, proprio sì. Che faccio? Dice: ma io se potessi, guarda, curarlo. E io dico: ma lei sta dicendo una cosa molto grave. Io so che era, non credo che sia moralmente capace, sì, è vero. Cioè, ma è tortura se fanno le cose. Ecco, hai citato proprio la parola a cui volevo arrivare. A questo punto stiamo parlando di una tortura. Certo, ma dico, non è che lo diciamo noi, non è che lo dice. Quando lo ha detto dottor Riina, dottor Riina sostiene che. Sostiene dottor Riina, lo sostengono. Andiamo a leggere in Parlamento, bisogna avere che così sia imparare che l'unica via d'uscita deve essere quella di pentirsi, e saranno costretti a pentirsi perché non ce la fanno a sottostare a quel regime, dico, cosa atroce.
Anche questo fa parte dell'armamentario degli equivoci italiani, no? Delle cose. Questa è una grossa bugia. E poi arriva il momento che le bugie, i nodi arrivano al pettine. E quindi oggi io ho letto delle cose incredibili. L'associazione delle vittime delle stragi, quella di via dei Golgofili, che è una specie di appendice dell'agente rossa, là, i fans dei magistrati ultra di Palermo, che dice: ah, Provenzano, è pensino in groia, ha detto, prima quello è ridotto un vegetale, che gli è applicato il 41 bis. Vabbè, insomma, va detto. E dice: no, deve stare, dice, non capisce più niente. Bene, se non capisce più niente, non ne soffre. È inutile dargli il 41 bis, che beneficio ce n'ha? Sì, il 41 il principio deve essere quello, che il 41 bis non si tocca. L'imbecillità mi fa paura. Ecco, il terrorismo, i terroristi mi fanno paura perché sono imbecilli. I terroristi italiani, no? Hanno dato prova amplissima, poi vanno in giro adesso tutti quanti personaggi vanno in giro dicendo la nostra generazione, ma quale generazione? Della generazione dei terroristi facevano parte della gente che lavorava e sacrificava e moriva di lavoro, no? E non ammazzava nessuno. Si sono rivelati degli ottusi assassini quando hanno avuto le mani il Moro, l'hanno ammazzato perché non sapevano che fare. No, ecco. E quindi le persone che danno prova di imbecillità a me fanno paura. Ecco. E quindi anche il terrorismo islamico, beh sì, un po' imbecille è, Cioè, perlomeno. l'imbecillità intendi la definitività di una certa posizione, ma... Ma insomma, che conclude? Quello che taglia la gola in televisione per fare la cosa, cioè, che conclude? È una crudeltà stupida. La persona inutilmente crudele è stupida. E quindi la persona stupida è potenzialmente crudele, potenzialmente pericolosa. Purtroppo ne incontriamo tanta di questa gente. Sì, Mauro, è molto interessante quello che dici e da questo articolo abbiamo preso lo spunto. Io niente, volevo darti a te la possibilità di chiudere parlando dell'Italia, un'idea che tu hai su come andrà l'elezione del futuro Presidente della Repubblica. Io non ho la palla di vetro, No, vabbè, certo, non è un non ho patticino che altri chiedo. strumenti analoghi, quindi non ho nessuno. Io salvo l'Italia, c'è da dire, ci sono fatti dei nomi che sono molto allarmanti. Purtroppo non se ne sono fatti altri che siano verso opposto rassicuranti. Quindi non lo so. Ma anche perché, diciamolo francamente, questa elezione fatta per scelta del presidente uscente, il quale dice: adesso ho messo a posto le cose corrette, ognuno, no, ognuno fa i suoi giudizi, quindi figuriamoci il Presidente della Repubblica. Quindi adesso procedete a sostituirmi. Le elezioni fatte fuori della data istituzionale sono sempre, noi abbiamo avuto già un'altra volta l'elezione del successore
di Segni, quando Segni fu colpito e diventò un poveretto, per ischemia, perché i giochi anticipati poi e in un momento in cui non ci sono i partiti, non c'è più il Senato, noi eleggiamo un ectoplasma. Il Presidente della Repubblica, così come ha concepito la Costituzione, presuppone Senato e Camera dei Deputati, i partiti e una, direi che non l'ho scritto nella Costituzione, ma la Costituzione, come dissero e scrisse e dissero apertamente i padri costituenti, beh, questa è una Costituzione che deve andare avanti col sistema proporzionale. Queste cose sono state dette, perché nessuno oggi se lo vuole ricordare. Facciamo un Presidente della Repubblica con una, diciamo così, sistema in sbilenco. Il Senato c'è, non c'è più, c'è quasi, i partiti non ci sono più. Se andiamo a prenderlo nella società civile, che andiamo in quella militare, che significa? No, andiamo a prendere. No, ci vuole uno che sia, che non sia un politico, uno che non è un politico non può far Presidente della Repubblica, insomma non è che uno può improvvisarsi politico nel momento in cui si mette a far Presidente della Repubblica. Abbiamo avuto dei Presidenti della Repubblica che erano dei politici occulti e che sono diventati palesi, e parlo tanto per fuori dai denti, Ciampi per esempio. Certo, la Banca d'Italia faceva politica, non essendo un organismo politico. Beh, io preferisco che ci vada un politico che ha fatto politica da politico, no? Non ce l'abbiamo, chi ci va? Insomma. Diciamo un nome che tu vedresti bene, così, un desiderio. Io Adesso non penso che rischiamo di bruciarlo. per fortuna non devo No, votare, certo. è tragico sarebbe. Poi siamo sempre lì, e non è che si vota il migliore, si vota molto spesso per evitare il peggiore, no? Già sarebbe molto che ci si riuscisse. Ecco qua. Grazie, grazie a Mauro Mellini.